Oggi ho intenzione di parlarvi di finalmente questi capelli da Sailor Moon. Allora. Alcune di voi hanno già sentito appunto la cosa che mi erano arrivate queste extension da un sito e che appunto le stavo un po' provando prima di farvi un po' sentire la mia. Il sito in questione intanto è Whoopi Fashion e le extension mi sono arrivate in questa scatola qua. All'interno c'è questa busta di plastica dove appunto dentro ci saranno i capelli. Secondo me le extension, soprattutto per le ragazze che hanno i capelli biondi, sono molto difficili da portare, semplicemente per il fatto che i capelli biondi hanno veramente una vastissima gamma di sfumature. Quindi partiamo subito da questo presupposto. Per quanto comunque possiate mandare una foto a loro e loro vi diranno secondo loro qual è la miglior scelta, o per quanto possiate fare comunque caso a, appunto all'extension che volete scegliere, secondo il mio parere personale, o hai qualcuno che veramente è bravo e ti può dire ti garantisco che questo ti sta bene, oppure è un po' un salto nel vuoto, perché comunque sì, per quanto ci può andare vicino, il biondo potrebbe risultare diverso, come un po' nel mio caso. Vi dico che non è... Ah sì, non fate caso alle braccia sporche per colpa della tinta. Comunque, questi... Aspettate, ve li piglio se riesco. Questa punta che vedete, questa è mia. E invece quelli sotto sono l'extension. Sostanzialmente il problema del colore in questo caso è che i miei capelli sono di un dorato molto particolare, nel senso che è pieno zeppo di sfumature. C'è un dorato che va sul platino, ce n'è uno che va sul ramato, ce n'è uno che va un po' più sul nocciola, insomma è un po' molto vasto. Mentre invece queste logicamente sono dei capelli umani, ve lo dico, sono umani, quindi per chi magari è un po'... Oh mio Dio, cioè potrebbe fare un po' strano, no, indossare dei capelli umani. Io preferisco, perché sinceramente preferisco dei capelli umani alle code dei cavalli. Di natura sono scuri. Quindi che cosa fanno? Loro fanno dei trattamenti per schiarirli, solo che per non rovinarli probabilmente fanno delle tecniche che non conosco, non so dirvi. E il capello, se deve essere, cioè se la schiaritura deve andare sul biondo, rimane un pochino tendente al rosa. Ora, lo so che mi dite, ma che cavolo dici, dove lo vedi il rosa? Però vi assicuro che rispetto ai miei, cioè se voi vedete soltanto l'extension, così dite sì, è biondo dorato, molto dorato. Se invece fate il confronto con i miei, si può notare che appunto c'è un po' di, come se ci fossero delle sfumature di rosso. Nel complesso non si notano, ma se ci andiamo proprio a buttare sopra l'occhio, un pochino si vede. Come vi dicevo, sono naturali. Almeno sul sito c'è scritto che appunto sono capelli umani al 100%, quindi penso che comunque se nel caso il colore non andasse bene si può comunque tingere o insomma cercare di fare del colore simile al proprio. Altra cosa che non vi ho detto prima, queste extension sono a clip. Allora, che cosa ne penso delle extension a clip? Bisogna capire bene il meccanismo, come funzionano, come metterle senza rischiare che si veda, perché io mi ricordo che quando avevo ricevuto le altre, quelle a cucitura, ero andata nel posto dove me le faccio installare, me le avevano cucite e buonanotte al secchio, non si vedeva più niente, magari giusto quando mi facevo la coda si vedeva la treccina della cucitura, però a parte quello non si vedeva nulla e io non avevo mai paura che si scoprisse. Forché giusto quando magari me li lasciava al naturale senza farmici la piega, che si vedeva che i miei erano crespi, gonfi e così, e invece gli altri erano un po' più sani, diciamo. Questo a parte, in pratica ci sono due pezzi da tre clip, quindi due fatti da appunto una striscia intera di tre, altre due fatte da quattro, e poi ci sono quattro singole extension, cioè una soltanto. Spero di essermi spiegata, ragazzi. Io sono abbastanza che non mi so molto spiegare bene. Sono belli, a me piacciono molto, sono di una buona qualità, comunque si sente che sono morbidi. Tra l'altro, io ci ho fatto un po' di volte i boccoli e
è venuta fuori tipo una o due doppie punte, quindi diciamo che ho constatato che sono veri, anche perché se fossero sintetici rimarrebbero attaccati al ferro. Noto che in mezzo ai capelli biondi, e questa è una cosa che non mi piace tantissimo, ci sono dei capelli neri, tipo questo. Che boh, non lo so, lui lo hanno lasciato a casa perché non aveva voglia di diventare biondo. Nel complesso logicamente non si vede nulla. A differenza di quelle a cucitura, io vi faccio il paragone perché le ho provate entrambe, a differenza di quelle a cucitura che si riescono a nascondere bene, queste, visto che ogni volta le si mettono comunque in un modo diverso, perché per quanto possiamo cercare di riprodurre la stessa posizione ogni volta, comunque può esserci qualche centimetro di differenza, potrebbero notarsi, e giuro che io quando esco con queste extension non ci esco mai da sola, sono sempre comunque o con un'amica o con Feli, perché ogni tanto chiedo tutto a posto dietro della serie, si vede qualcosa, si vede la striscia, e o fate video su YouTube e quindi dovete piazzarvi davanti a una telecamera e nessun altro vi vede a parte lo schermo, cioè nel senso, avete capito? O se no andarci in giro da sole e rischia che magari tu fai così e si vede la riga, e non è una cosa molto proprio bellissima. A me succede spesso che se esco con l'extension e non lo so, c'è un po' di vento, c'è qualcosa, ho una paura matta che si veda qualcosa, quindi sono sempre lì così, mentre invece diciamo che quelle a cucitura sono un po' più sicure da quel punto di vista, anche perché queste, se non le mettete bene, io ve lo dico, ve le trovate per strada dietro. Logicamente, come un po' in tutto, ci sono sia i pro che i contro. In questo caso ci sono dei contro molto marcati, secondo me, e dei pro altrettanto marcati. I pro possono essere che le si possono mettere e togliere quando si vogliono, non rovinano assolutamente il capello, e io ho sentito vagamente varie voci che dicono che invece li rovinano, ma io non capisco come facciano a rovinarli, perché cioè, se tu ci pensi, ti metti praticamente una molletta con dei capelli addosso. Poi, se te lo tieni per 3 giorni, magari ti si formano dei rasta così. Però, si mette per, non lo so, l'occasione speciale, o per andare in centro, o per sentirsi un pochino più belle, che so io, e poi si tolgono. Io lo so che sono tutta strana, però dal punto di vista psicologico, quelle a cucitura, se le senti più tue, cioè sono proprio attaccate alla testa, che... Non, o tagli il filo oppure non si staccano da lì. Fatemi sapere se anche per voi sarebbe così, così almeno non mi sento forever alone. A parte questo, a me le extension piacciono perché comunque sia sono belle, a parte il problema del colore che ragazze, non, cioè nel senso, o andate voi di persona in un negozio dove le vendono e le provate se volete essere sicure, o se no non le comprate online, ecco. Nei video me li vedete belli, tranquilli, ma perché non è che sto a fare grandi cose, nel senso non è che mi muovo tanto, sono qua seduta con i capelli, cioè qua dietro potrebbe anche esserci, non lo so, una roba allucinante che voi tanto non la vedete, mentre invece se ci devo uscire è un po' più, sarà che mi faccio io i problemi. Feli molte volte mi dice guarda che non si vede niente, stai tranquilla. Io invece mi ricordo che all'inizio, quando le avevo appena ricevute, e è già un po' che le ho perché ho voluto proprio provarle, io mi ricordo che all'inizio non riuscivo assolutamente, non ero capace a metterle, e quindi si vedeva parecchio, si vedeva soprattutto perché non sapevo proprio come collocare le strisce. Poi semmai in un video a parte un po' più avanti vi faccio proprio vedere come ho imparato tra virgolette a metterle. Penso che comunque sia non sia un cattivo prodotto. Mi riferisco alle bionde in questo momento, fate attenzione perché a comprare online delle extension il vostro biondo è sicuramente, non lo so, ricco di sfumature, a meno che voi non abbiate fatto una tinta, e allora lì potrebbe anche essere monocolore e buonanotte al secchio. Questi qua, quando metto l'extension, non so se ci avete fatto caso, con queste clip tendo sempre a portarmi i ciuffi davanti, dietro, perché così, non lo so, mi dà più l'idea di cosa reale. Qua sotto, in questo punto, ve lo faccio vedere se si vede, c'è una clip, perché altrimenti qua davanti si vedrebbe un sacco lo stacco. Vabbè, facciamo così che vi faccio vedere e facciamo prima, così almeno... Che vabbè, non si vede tantissimo, si vede un po' di più forse, perché io in questo caso mi si è allisciato il capello e quindi si vede un po' di più per quello. Ve la faccio vedere, è questa qua. Questa è una di quelle singole, ad esempio.
Dietro in testa io ho tantissimi capelli, quindi le utilizzo tutte. Mi viene bene che i capelli siano tanti. Ecco, vi dico a proposito, un attimo prima di finire, vi dico le caratteristiche di questi capelli. Dunque, questi qua sono il colore asterisco 27, se nel caso vi piacesse proprio questo colore. La lunghezza è di 22 inch. Non so come si lega, comunque 22 pollici. Penso che ci sia un codice sconto. Per controllare andate qua sotto nell'info box, perché se non sbaglio dovrebbe esserci, poi devo riandare a controllare la mail. Se non vedete scritto niente vuol dire che mi ero sbagliata. Comunque sia, a me le extension piacciono. Ecco, forse adesso si vede un po' di più. Non so se notate che questi sono un po' più dorati e questi invece sono un po' più sul dorato, un po' più tendente al rosso. Però comunque sia, voglio dire, non è così tanto grave la cosa, voglio dire, non è che sono bicolor, ecco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se le avete provate, come le avete messe. Io ho cercato mille tutorial per capire appunto come andavano messe, perché prima sbagliavo, non capivo che quelle singole andavano, cioè sono fatte apposta per mettere ai laterali e io le mettevo dietro perché ho la testa piccolina e quindi facevo fatica a mettere quella a tre. Invece adesso ho imparato, quindi ok. Quindi appunto, secondo me il più è anche imparare a metterle, cioè nel senso capire un pochino come fare. Loro per correttezza comunque vi danno anche nel pacchetto altre tre clip, se nel caso, non lo so, qualcosa dovesse andare storto, non lo so, se magari dopo 6 mesi, 8 mesi che le usate una clip si toglie, avete il ricambio. Sono molto molto lunghe. Io spero che questa recensione, questa opinione possa piacervi. Mi raccomando, fatemi sapere se avete già avuto a che fare con l'extension a clip, se vi siete trovate meglio con quelle a cucitura o quali altre, non lo so, ditemi voi. Io per parere personale le preferisco entrambi, nel senso che d'estate preferisco quelle a clip perché se magari mi gira che voglio avere i capelli lunghi nonostante il caldo afoso, mi metto queste e buonanotte al secchio. Invece d'inverno decisamente preferisco quelle a cucitura perché sono meno, cioè da una parte sono più comode perché le puoi mettere e le puoi togliere, dall'altra una pigra come me non ne ha voglia di stare lì a metterle e toglierle. Quindi ecco, sì, mi sono ricordata la cosa. Altra piccola cosa che vi voglio dire è che appunto non potete assolutamente fare questo, cioè io vabbè in questo caso non so perché ci sono riuscita, però se inserite bene la mano e qui di solito si deve mettere l'extension singola per appunto fare la lunghezza in questo punto, rischiate di portarvela via tutta, quindi bisogna un pochino starci attenti, ecco. Sì, ah sì, voglio dirvi ancora due cose prima di salutarvi, voglio dirvi che ho comprato The Sims 4, sì, lo so, sono una nerd pazzesca. Io ho già iniziato un pochino a provare il gioco e più avanti, se vi fa piacere, vi faccio un gameplay o comunque vi parlo un pochino di questa mia forte passione per questo gioco. Io ci gioco da quando ho 11 anni, ragazze. L'anno prossimo ne compio 20, vi dico solo questo. Mamma mia, che strano effetto dire che l'anno prossimo compio 20 anni. Vabbè, altra cosa che vi voglio dire, a parte The Sims 4, che sono troppo contenta, è che finalmente mi è arrivato anche il libro di Lauren Conrad, o spero che si legga così, Lauren Conrad, sì, Style. L'ho comprato da Amazon, tra l'altro costa pochissimo, tipo 10 euro in 5 giorni neanche vi arriva. Quindi appunto, è in inglese, non lo hanno tradotto, quindi dovrò un attimo farmi il mazzino per capirci qualcosa, però mi ispirava tantissimo perché questo libro l'ho visto davvero ovunque. E se vi va, poi vi dirò un po' che cosa ne penso anch'io. Vi saluto con i capelli, The Sims e Lauren, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!